collezione. Ehi, donna Stupola. Ha trovato un bello. Donna Stupola, Waccaro. No. Ha trovato un bello cliente. Ah, anzi, Nabile. Le roba che si mangi, sapete, non mi interessa. Ma non capisci, sciocco. E se il cliente compra qualche cosa nella nostra negozio? Lo fanno con scudi salati. Ma ci mette una bandiera di soldi, sapete? Sì, signor. E questi scudi servono per comprare qualche roba. Pollo con patate, capretta a fondo, salame, vino, sciusami, pizzetta, spugliatella, pastiera, friariella, baccalà. Baccalà, ma che stai accucciando? Sì, polizia, hai finito di penare. Ancora l'ultimo sforzo e tutto sarà finito. Ancora l'ultimo sforzo. No, questo. Tutto sarà finito. Ma che stai accucciando? Va la chiana. Ecco, parlo, scusa. Siete, polizia, tu devi essere ragionevole. Donna Stupa, dove andate coscia, a dirci al congiurato, ti aiutate, a trovare la cliente ricassare. Ricassare! Mica sei assurdo! Ma mi rubi vado, che ti ha gustato? E non ci sono mai giù. Beh, allora? Che sta signorina? E non sa che denaro. E vuole comprare un pezzo di valore in un museo. Ricordo che vuole comprare una statua. E ti ha pagato a voto. Una statua? Una statua! E qui statua non ce ne stanno. Appunto! Il stato non ce ne stanno, eppure questa signorina ne vuole una. Ed è disposta anche a pagarne 100 zecchini. 100 zecchini? 100 zecchini. Ma sei sicuro è sto fatto? Non è che ho visto zucchini al cucuzzino? No, polizia, è come? 100 zecchini. Non mi sono contento, non mi sono contento. Ma ci ha mangiato porco, buttato, bravo, porco. Ecco, ma capisci pure tu che questo sarebbe un buon affare. Sì, ma che bella affare, sapete, se qui la stanno non ci sta. E qui che cascaggio. Io vedo, spostavo, ci avessi fatto male. Ma che dici? Ma questo è modo per dire, è qui che ti volevo. Vabbè, parla bene. Ti spiego. Dunque, dicevo, siccome donna Stupale non poteva farsi scappare un'occasione del genere, con tutta la famiglia che abbiamo, avrebbe pensato a te. Ehi, vieni qua. Ti preparo. Salgo qua sopra, fammi vedere come sta. Non tenga forse capito, ma dagli la cosa. Salgo qua sopra, fammi vedere come sta. Piano, sta. Piano, che non mi leggo. Stando bene fermo qualche minuto. Puoi stare con chi è? Ma se tu volessi, potessi essere una statua magnifica. Che bella idea, cavolo, donna stupida. Ti va messa sta manco a un'ora. No, ma che dico no, dai, è andata sana a quella statua. Non te ne parlo proprio, io ne pigno in capo, guarda pigno, va. Ma perché lei? Ma tu capi che adesso a cagione ci ha mandato uscire. Ok? Uscire! Non mi interessa, sai, non mi interessa. Non è roba che si mangia, non si fa niente. Vabbè. Morimmo che fa. Già ci morimmo che fa. Ti è fortuna, ti. Hai voluto sia sorte, non è che passiamo. Ma possiamo vincere. Senti, sai, ma perché non la fai tu a stare? Perché l'ha messa a fare io? Ma come perché? Per il semplicissimo motivo che tu sei più abile di me. Io volevo fare la parte più importante. Devo fingere di essere un altro compratore. Il cliente? Che vuole tutti farsi la statua. Così il prezzo, ciao. Capisci, no? Io capisco solo una cosa. Che la statua la farò tra poco quando sarò morto, perché sapete, mi muore di fame. Sapete, io ci vengo. Sapete. Sei venuto? Pulle se ne è, ma carità, non fa storia. Siamo, è una carta. Non rovinare il padrone. Sai che cango, qui, fa una cosa. Pensa a 100 secondi, niente piatti di maccarone, niente piatti di sacchini. Niente cavi, sta già la quando finisce sta storia. Mi vedono poco, non mi sento di guardando. Si tratta di poco, sa? Siamo di qua sotto. Già, fine donna stupala. Questa mano così. E quest'altra mettila così. Aspetta, così. Benissimo. Senti, benissimo. Ma quando la signorina mi aveva comprato, io che fine faccio come state? Un sveglio per te, stavamo a cavarsela benissimo. Questa è una rimane. Fate bene, al momento giusto te la spingo. Sai, mannaggia chi ti è andato, chi ti ha mangiato e chi ti ha lattato. Dico qua, caccio passato.